Mi chiamo Fortunato Zinni, ho 83 anni. All'epoca, nel 1969, avevo 29 anni, mi ero sposato quell'anno. Facevo l'impiegato di banca da 8 anni. Avevo lavorato sempre con la Banca dell'Agricoltura, 2 anni alla filiale di Monza e poi ero stato trasferito in Piazza Fontana perché i dirigenti di Piazza Fontana tutti i venerdì pomeriggio, quando nel salone della banca si svolgeva il mercato degli agricoltori, di assistere alle contrattazioni. E svolgevo un compito che oggi sembra un po' curioso. Gli agricoltori discutevano tra di loro, facevano le loro contrattazioni, poi quando alla fine le ciacole finivano mi chiamavano e facevano un gesto ormai in disuso, si stringevano la mano e io con la mia mano destra, sciabola, scioglievo questa stretta di mano e dichiaravo terminate le ciacole. A quel punto tiravo fuori dalla tasca il blocchetto con l'intestazione della banca e registravo le loro contrattazioni. Quel pomeriggio, come sempre, mentre tutte le altre banche chiudevano, io ho preso il mio posto in mezzo al salone. Saranno state le 16:30, qualche minuto in più. Due anziani agricoltori, Paolo e Gerolamo, Paolo Gerli e Gerolamo Papetti, mi chiamano per dirmi: stiamo concludendo, io mi avvicino. Paolo aveva 77 anni, Gerolamo 78. Si stringono la mano, io sciolgo la loro stretta di mano. Proprio in quel momento mi chiama il commesso per dire: guarda che ti aspettano alla saletta dell'ammezzato, che stava a 10 metri in linea d'aria da dove mi trovavo in quel momento, per firmare il comunicato. Quindi io non faccio neanche in tempo a registrare, mi scuso con Paolo e Gerolamo, dico: aspettate qui perché vado su a firmare un documento e poi scendo giù, facciamo la registrazione, poi andiamo a prendere un caffè insieme. Quando arrivo su, prendo il foglietto battuto a macchina del comunicato, faccio un gesto un po' strano, inusuale, mi avvicino alla vetrata che dava sull'emiciclo. Forse volevo chiamare i due anziani agricoltori di aspettarmi vicino al cancello per evitare che poi dovevo anche occuparmi degli altri. Ci rinuncio. C'era un brusio, mi appoggio con le spalle alla vetrata, con il foglietto in mano. Proprio in quel momento c'è un grande boato, un buio immediato, e io finisco lungo disteso 4-5 metri più avanti. Mi rialzo subito, chiaramente sotto shock, un po' intontito. La prima cosa che vedo, io non, apparentemente non mi faccio un graffio perché il vetro è imploso alle mie spalle e quindi non mi ha ferito. Mentre la prima cosa che vedo è il volto dei 4 colleghi della commissione interna, tutti e 4 insanguinati, feriti dalle schegge che erano implose sul loro viso. Avevo le orecchie come quando c'è un vuoto d'aria in aereo, ma poi avrei scoperto nei mesi successivi che all'orecchio sinistro quella sensazione non c'era più, all'orecchio destro invece non sentivo più. Ma come tutti gli altri, guadagno la breve rampa di scale per uscire. C'era il buio, non c'era più luce.
non vedevo più, mi sono girato, il grande lampadario a gocce che scendeva dal lucernario e che illuminava il salone. Sceso quei 7-8 gradini, c'era sulla mia destra un bancone con il ripiano di marmo e 4 telefoni. Erano quelli che sostituivano la centralina quando gli impiegati non c'erano. Suonavano all'impazzato. Istintivamente prendo una cornetta e ascolto, era la questura che chiedeva cos'era successo perché era scattato il segnale d'allarme. Mi tennero al telefono quasi 5 minuti, me l'hanno fatto risentire questa telefonata. Una telefonata strana, mi esprimeva monosillabi, continuava a dire non vedo niente, buio, paura, mi lascia andare. Tanto che la gente dall'altro capo del telefono a un certo punto mi disse senta, stia calmo, adesso le faccio 2 domande precise. Lei mi risponda per cortesia e poi io la lascio andare. La prima domanda, è vero che è scoppiata una caldaia? Io ebbi un momento di lucidità e dissi no, la caldaia è dalla parte di via San Clemente, qui non c'entra niente, siamo in piazza Fontana da questa parte, no, la caldaia non c'entra. Non so cosa sia successo, ma la caldaia non c'entra. Bene. Adesso mi dica, faccia uno sforzo, mi dica cosa vede. La prima cosa che gli dico, vedo il telefono, lui dice certo ce l'ha in mano il telefono, certo che lo vede. E poi, e io sento la mia voce che dice alla gente, un braccio, non termino neanche la parola, perché mi rendo conto che effettivamente io vedevo il braccio senza il resto di nessun corpo e quindi comincio a tremare, i brividi, riattacco subito e mi lascio trascinare dai colleghi che venivano dai piani superiori verso il cancello, soltanto che arrivato al cancello mi divincolo, io dovevo andare a portare la ricevuta a Paolo Gerolamo. Faccio 2-3 passi per andare verso il salone e un cliente chiamandomi per nome, che si trascinava in un lago di sangue, mi si attacca ai pantaloni e mi dice mi aiuti, la prego. Io mi inginocchio e questo è uno dei, forse l'unico momento che ho rimosso. Questo, quello che posso dirle è che 2 mesi dopo questo signore è venuto con le stampelle senza una gamba e mi consegna un pacchetto. Lo apro, c'era la mia cintura dei pantaloni e io dico questa è la mia cintura, come fa ad averla lei? E lui mi racconta che io, anche in modo imbranato, mi guidava lui, era un volontario della Croce Rossa, le avrei legato il moncherino della gamba, così diceva lui, per fermare l'emorragia. Io sono convinto, anzi gliel'ho anche detto, dice ma no, guardi, qualcuno me l'ha chiesto, io gliel'ho dato la cintura, io sarei morto di paura. E lui dice no, eri un po' imbranato, ma sei stato tu e ti ringrazio. Io ancora oggi sono convinto di non essere stato io. Quello che ricordo è che arrivarono i primi soccorsi e un infermiere in camice bianco mi prende per le spalle, mi fa alzare, mi pulisce con il camice delle macchie di sangue sulla faccia e mi dice vada fuori, c'è l'ambulanza, io invece vado in salone. Vede, io quel fotogramma lo saprei ricollocare millimetricamente, il buco nero dove era la bomba, la sedia miracolosamente intatta, il sacerdote che sulla mia destra che benediceva i fagotti per terra, un collega che prendeva i foglioni della macchina Underwood che noi utilizzavamo per le entrate e le uscite, ma anche per la partita doppia, erano 1 metro, lo usava come lenzuola per coprire i fagotti. Un cassiere con la pistola in mano che diceva non toccate niente, devo quadrare, abbiamo impiegato 30 minuti a convincerlo a lasciar perdere la quadratura. Un altro che aveva preso l'estintore e cercava di spegnere i focolai.
e li ho trovati, Paolo Gerlo e Geronimo Papetti. La morte sulle carte processuali era così descritta: morto per detrongazione della parte inferiore del corpo. L'altro era in agonia, mi è stato portato via dai soccorritori e morto nella nottata al policlinico. Io non ho avuto neanche tempo di aver paura, perché in quel momento piomba il direttore dall'ammezzato, dove era il suo ufficio, e grida il mio nome, perché sapeva che io ero l'impiegato che era in mezzo al salone. Mi vede, mi abbraccia. Lui era un granatiere, no? Romano, guascone, parlava sempre il romanesco. Mi abbraccia e io gli dico: direttore, lo sente questo odore? E lui dice: sì, io effettivamente, questo è l'odore delle mandorle amare. Qui c'è, è scoppiata una bomba. Lui mi mette le mani sulla bocca, dice: guarda, qui siamo già tutti spaventati, se ti ci metti pure tu, e poi che ne capisci tu di bombe, mandorle amare? Io gli racconto che quando ero piccolo in riva al Sangro c'era la linea Gustav e l'ottava armata inglese sparava col mortaio dalla parte settentrionale dove c'erano i tedeschi. Quando queste granate scoppiavano tra gli ulivi, se c'erano delle persone si sentiva l'odore dell'esplosiva e della carne umana bruciata, e i miei nonni mi avevano detto che quello era un odore di mandorle amare. È stato un incubo ancestrale. Il direttore mi ha detto: guardi, io so che hai paura, vuoi andare a casa, tu però vedi quei fagotti per terra? Io non so chi sono, l'unico qui dentro che li conosce tutti sei tu. Quindi questo è un foglio di carta, questa è la penna, tu per favore adesso, perché dobbiamo informare le famiglie, fai questo elenco. Ne ho riconosciuti solo 8, gli altri erano irriconoscibili e alla fine l'ho fatto, cioè ho messo le mani nel portafoglio, ho visto chi erano e ho aggiunto all'elenco dei riconosciuti. Né i 3, i morti per terra, lì erano 13, quindi altri 5 li ho dovuti riconoscere tramite i loro documenti. I morti erano tutti clienti. Ci sono stati 88 feriti, 33 dei quali erano miei colleghi. Tra i feriti c'era una sola collega e c'era un'altra donna, una ragazza di 16 anni, Patrizia Pizzamiglio, che ha avuto serie ustioni, e un ragazzo, suo fratello di 11 anni, Enrico, che ha avuto che ha perso una gamba. Tra i feriti miei colleghi ce n'erano anche alcuni gravi, che hanno sofferto molto, alcuni poi sono anche deceduti nel corso degli anni a venire. Mentre tra i clienti ce n'era, alcuni sono morti, 3 dei sono morti nei giorni successivi. Papetti è morto la notte successiva, poi alcuni, uno è morto attorno a Natale e l'altro i primi giorni dell'anno nuovo. Uno solo, Vittorio Mocchi, tra sofferenze inenarrabili, è morto 14 anni dopo ed è stato inserito nell'elenco, e da 16 sono passato a 17. Io però aggiungo che non sono solo 17 vittime, la 18ª è volata dalla finestra della questura nella notte tra il 15 e il 16, e la 19ª è morto il 29 di gennaio del 1979, si chiamava Emilio Alessandrini e era
l'autore della requisitoria fatta il 6 febbraio del 1974, che individuava come colpevoli Freda, Ventura e Giannettini. Nella sentenza tombale del 5 maggio 2005, quando sono stati assolti tutti, in quella sentenza tombale c'era scritto che la verità storica era stata accertata, gli autori di quella strage militavano nell'estrema destra di Ordine Nuovo e che i responsabili Freda e Ventura erano stati individuati come tale, ma non potevano essere più condannati perché la stessa Cassazione nel 1987 li aveva assolti per insufficienza di prove. Ce n'è anche un'altra vittima, la ventesima, che siamo tutti noi, perché noi siamo vittima della protervia di uno Stato che, anziché favorire l'accertamento della verità, ha fatto di tutto con depistaggi, interferenze della Suprema Corte, perché la verità, quella giudiziaria, non venisse accertata. Non posso non crederci alle istituzioni, per due motivi fondamentali. Io sono stato anch'io un uomo delle istituzioni, sono stato sindaco della mia città. E poi come cittadino faccio parte anch'io dello Stato. E in pratica anch'io mi ritengo nel mio piccolo responsabile di questa ignavia, di questo atteggiamento cinico da parte dello Stato, che ha fatto di tutto, a cominciare dallo stupro giudiziario che ha operato nei confronti delle vedove di Piazza Fontana, perché a quelle vedove è stata impedita la partecipazione con il loro carico di lutto e di dolore al processo di Catanzaro. Era impensabile che queste persone, queste donne, che si erano ritrovate senza capofamiglia, con le famiglie a carico, potessero andare a partecipare a un processo a 1250 km di distanza. Io l'ho fatto parecchie volte quel percorso. Ci volevano 17 ore di treno per raggiungere Lamezia Termine. A Lamezia si doveva prendere pullman per andare a Catanzaro. A Catanzaro si arrivava alla stazione delle Corriere, poi c'era quasi un chilometro per salire in collina nel bunker del carcere minorile per partecipare. Chi arrivava in treno trovava i pullman pieni dei locali che andavano verso il capoluogo e quindi spesso dovevano farsela in piedi. Quando si arrivava a Catanzaro c'erano tre taxi che caricavano solo i giornalisti perché erano clienti abituali, per cui bisognava farsela a piedi. In un'occasione Anna De Cubernatis, la vedova di Eugenio Corsini, una delle vittime, aveva dei problemi di circolazione nelle gambe. Negli ultimi 200 metri l'abbiamo dovuto portare a braccio dentro l'aula dove si svolgeva il processo. Quando siamo entrati c'era il presidente Scuteri, che si è accorto di quello che stava succedendo, ha sospeso l'udienza, è sceso dal suo scranno, si è avvicinato, ha fatto portare una sedia, l'ha fatto sedere la signora, ha chiesto un bicchiere d'acqua e gliel'ha offerto. Dietro, di fianco, c'era, col suo bel maglioncino bianco girocollo, Franco Freda, che leggeva le memorie di Adriano della Jursenar, che si è alzato, col suo dito puntato verso Scuteri, gli ha detto: si vergogni strumentalizzare queste donne contro di me. Nell'aula c'erano 32 giornalisti. Uno solo ha raccontato questo episodio, che a me colpì molto. A proposito dei 32 giornalisti, erano tutti maschi, gli inviati. Anzi no, ce n'era uno, Carla Mosca, che scriveva per il Manifesto, tutti gli altri erano maschi. A Milano c'era un giornalista molto bravo, Piera Rolandi, che aveva chiesto per iscritto al suo direttore di rete di occuparsi. Dice: io sono a Milano, vorrei occuparmi della strage.
Il direttore di rete gli aveva risposto per iscritto che lo stragismo non era argomento da donne, si occupasse di moda. Però io le devo dire questo. Quando io parlo con queste ragazze e questi ragazzi, capisco che loro si chiedono: ma perché questo signore che ha 83 anni viene a raccontarci una storia che di 54 anni fa? Poi però avviene una sorta di miracolo. Io capisco che loro pendono dalle mie labbra, ma una cosa è leggere una questione e una cosa è sentirla raccontare da uno che l'ha vissuto e che non ha nessun motivo per abbellire o rendere interessante la cosa. La racconta perché l'ha vissuta, la racconta perché si sente di essere un testimone e la racconta perché pensa che il suo ricordo personale raccontato a ragazze e ragazzi non diventa più un ricordo personale ma una memoria collettiva. La memoria non basta su Piazza Fontana, bisogna continuare a insistere perché si faccia veramente giustizia, verità e giustizia, ma si supera un luogo comune. Non è vero che le ragazze e i ragazzi di oggi sono così superficiali e indifferenti. Basta captare la loro attenzione. Io, nel mio piccolo, spesso ci riesco. E la riprova sta nel fatto che li guardo negli occhi, che dico loro che per una ragione fisiologica, la mia voce tra qualche tempo non ci sarà più. E quindi loro hanno una straordinaria occasione di conoscere un pezzo della storia del nostro paese da uno che quella esperienza l'ha vissuta. E quindi loro possono raccontarlo a casa loro, ai loro amici, ai loro genitori, ai loro parenti. E soprattutto ricordare i pathos che quella storia ha comportato. Ecco perché un signore di 83 anni va ancora nelle scuole. Quindi quello che lei mi ha chiesto è che se la vicenda del nostro paese degli ultimi 50 anni venisse correttamente affrontata nei testi scolastici, noi non avremmo quello che è un luogo comune, l'indifferenza, il cinismo, la superficialità dei giovani, perché penso che ai giovani interessa più conoscere la storia recente che non le guerre puniche oppure il nome dei sette re di Roma, che è una nozione che è giusto che venga ricordato, ma l'interesse di quello che è successo in questo paese. Piazza Fontana ha mostrato per la prima volta il volto della strategia dell'attenzione. Mai in questo paese c'era stato uno strumento di lotta politica che usava le bombe per determinare una volta nel nostro ordinamento repubblicano e nel nostro ordinamento parlamentare. L'Italia era un paese frontaliero della Cortina di Ferro e nel fronte orientale c'era la Gladio, c'erano i gruppi di difesa dello Stato, c'erano le formazioni che poi hanno determinato la creazione di Ordine Nuovo e quindi la nascita dei fascisti bombaroli, quelli che sono venuti a mettere le bombe in Piazza Fontana, non solo perché bisogna ricordare che quel pomeriggio c'era un'altra bomba che è stata fatta esplodere nel cortile della banca commerciale in Piazza della Scala, una bomba presso la direzione della Banca Nazionale del Lavoro in Piazza Basilio di fronte all'ambasciata americana a Roma e due bombe all'altare della patria. A Roma hanno fatto solo feriti, 18 per l'esattezza.
e 88 a Milano, 17 morti, 18, 19. Noi siamo ancora in attesa della verità giudiziaria, quella storica ce l'abbiamo.